Ciao, io sono Samuele e benvenuto in Pompe di Calore su Misura. In questo video andiamo a vedere come creare nuovi modelli di pompe di calore partendo semplicemente dalle schede tecniche che può fornirti qualsiasi produttore. Ora vedremo come importare delle curve di rendimento e crearti il tuo modello di pompa di calore. Andiamo su Progettazione Modello. È possibile importare da un file PDF unico dove trovi all'interno sia la curva di resa termica che il COP oppure potenza elettrica assorbita, oppure da file PDF separati. In questo caso devi cliccare qui a fianco Importa grafico da file separati. Noi sceglieremo la prima. Scegliamo il tipo di file, un file PDF, e prendiamoci i dati della pompa di calore. Questo è il file PDF di partenza che ci ha messo a disposizione il costruttore. Decidiamo se ruotare la pagina se necessario, quanti dpi di risoluzione, e una volta definito questi parametri andiamo a scaricarlo. Bene, si apre questa finestra dove andiamo a nominare il modello. Modello PDC prova. Si tratta di una pompa di calore aria-acqua. Devo spuntare questa icona se ho a disposizione anche la curva di raffrescamento, se si tratta di una pompa di calore ad inverter e devo capire cosa ho a disposizione come rese, se si tratta di COP o di potenza elettrica assorbita. In questo caso noi abbiamo il COP, quindi la potenza assorbita come COP. Andiamo poi a decidere quante curve importare. In questo caso sono troppe, quindi vado ad eliminarle tutte per semplicità e dico di importare la curva a 35 e la curva a 55 gradi. Bene, andiamo a impostare adesso i limiti del grafico, limiti di potenza termica. In questo caso, come vedi qua sotto dal PDF, ho una potenza termica che varia da 0 a 20 kW, quindi andrò a inserire 20 kW. Il COP in questo caso varia da 1 al valore di 7. E le temperature esterne variano da meno 20 a più 35. Bene, una volta definito il limite del grafico, clicco sul tasto OK e vado a selezionare la mia area di lavoro per la potenza termica resa. Impostare questo punto finale come riquadro di potenza resa, sì. Adesso il software mi chiede impostazione, punto iniziale, riquadro, potenza assorbita o COP. Allora mi sposto con il tasto destro, anziché puntare, posso spostarmi nel grafico, clicca sul tasto destro ancora e vado a selezionare l'area invece del COP. Impostare questo punto finale, sì. Reimpostare i riquadri, verifico che siano corretti, mi sembrano corretti, quindi no. Ecco che sto importando le aree di lavoro che mi servivano dal file PDF. Bene, ora l'obiettivo è di tramutare quest'immagine in una curva vettoriale. Questo è il grafico di potenza termica resa. Abbiamo la possibilità di scegliere la curva a 35 e la curva a 55. Spostandomi invece qui, vado sulla curva potenza assorbita o COP, che abbiamo appena importato. Allora partiamo dalla potenza resa a 35 gradi. Seleziono lo strumento a disposizione punti da campionamento e vado a selezionarmi la prima curva, quindi con il cursore clicco sul tasto sinistro e il software identifica in maniera automatica tutti i punti della curva, tralasciando gli ultimi due esterni che andrò a selezionare manualmente, semplicemente cliccando col tasto destro. Bene, la curva quindi di potenza resa a 35 gradi è stata già creata. Ora la parte un po' più difficile, perché in questo caso ho una linea tratteggiata per la potenza resa a 55 gradi. Allora andiamo a selezionare
la temperatura a 55 gradi. Qui sotto trovi la curva praticamente a zero. Faccio uno zoom. Come prima, seleziono lo strumento a disposizione punti da campionamento e vado a selezionare la linea tratteggiata. Ecco, il software naturalmente fa fatica a leggere la linea tratteggiata e in automatico dispone tutti i punti sulla linea dei 35 gradi. Per modificare e per portarlo sulla linea tratteggiata c'è lo strumento disposizione punti per interpolazione lineare, molto comodo. Si seleziona lo strumento, si seleziona il primo punto e poi andiamo manualmente a disporre i punti sopra la linea dei 55 e continuiamo poi a interpolare linearmente. Ecco, come vedi, i punti sono definiti in una griglia che puoi anche visualizzare oppure no. Ecco, a questo punto abbiamo creato la nostra seconda curva di potenza resa con mandata a 55 gradi. Questa è quella a 35 gradi, questa è quella a 55 gradi. Stessa cosa, adesso andiamo a selezionare le curve per il COP, quindi andiamo in vai a curva potenza assorbita o COP. Andiamo a prenderci la temperatura con mandata a 35. Si tratta ovviamente della linea continua, quindi in questo caso con lo strumento campionamento facciamo uno zoom e diciamo al software di individuare in maniera autonoma. Eccoci qui la curva. Ci rimane l'ultima curva, ovvero il COP con temperatura di mandata 55. Come vedi sotto tutti i punti sono a zero, andiamo manualmente a definire il primo punto e poi con interpolazione lineare allora abbiamo finito anche l'ultima curva del COP comandata a 55 gradi. Adesso andiamo a salvare il modello nell'insieme cliccando su Salva modello nell'insieme e posso salvare anche il modello in locale. Andiamo a questo punto in insieme modello e ci ritroviamo aggiunto modello prova PDC. Anche qui è già caricato tutto, quindi posso vedere come si comporta la macchina alle diverse temperature. Una volta caricata la nuova pompa di calore, andiamo a modificare anche le descrizioni, le immagini, i limiti dati sorgente, dati impianto e le caratteristiche della macchina. Se produce acqua calda sanitaria, se fa anche raffrescamento, se ha il contatto per il fotovoltaico e così via.